Oggi abbiamo portato avanti questa iniziativa che era già stata annunciata al Dipartimento Nazionale dal Presidente Acquaroli già a luglio. Oggi l'abbiamo concretizzata e abbiamo nel frattempo operato su una serie di relazioni che mettono in evidenza lo stato della situazione nella nostra regione, le criticità presenti sul territorio. I comuni hanno fatto presente in maniera diffusa sui territori marchigiani le spese che, diciamo, che stanno attuando a causa di questa siccità, così come tutte le ATO hanno fatto presenti gli interventi che stanno sostenendo in emergenza e anche quelli che sarebbero necessari di prospettiva per evitare eventuali nuove emergenze. Il tutto avviene quasi 700.000 euro da parte dei comuni di spese straordinarie, 5 milioni e mezzo di euro da parte delle ATO, quindi i gestori nelle varie province, e oltre a questo una decina di milioni di euro che si fanno presente le ATO servirebbero per interventi più strutturali e definitivi, diciamo, per evitare eventuali crisi anche in prospettiva. Forte di tutto questo, noi oggi scriviamo al Dipartimento Nazionale facendo presente tutta questa situazione, che oltretutto sta perdurando anche, credo, per i prossimi giorni, perlomeno non si prevedono piogge. Stiamo resistendo nella nostra regione, in tutti i territori. Le situazioni più difficili sono nella provincia di Pesaro Urbino, per l'idropotabile idrico, quindi delle case di civili abitazioni, ed in quella di Ascoli Piceno. Quella di Macerata è ugualmente toccata da una serie di situazioni di disagio, soprattutto legato alle aree di montagna per l'approvvigionamento idrico degli animali in questo caso. E anche in questo caso, come Protezione Civile, stiamo intervenendo con due autobotti regolarmente in alcuni comuni dell'Alto Maceratese. La provincia di Ancona, quella di Fermo, soffre meno questa situazione, ma noi lo stato di emergenza lo chiediamo per tutte e cinque le province, evidenziando là dove ci sono gli interventi più urgenti e più onerosi da dover sostenere. Per quello che riguarda i prossimi anni, che cosa vi aspettate? Se quella che oggi chiamiamo emergenza dovesse diventare una situazione strutturale. Indubbiamente bisogna trovare un modo e un metodo per immagazzinare acqua quando l'acqua c'è. Occorre fare interventi sulle reti per avere una minor dispersione, bisogna fare alcuni collegamenti di reti per far giungere l'acqua da là dove oggi magari non giunge o arriva in maniera limitata, ma occorre anche e soprattutto fare in modo che quando l'acqua c'è, quindi quando piove, quelli periodi invernali, quando si scioglie la neve, invece di arrivare esattamente al mare disperdendosi completamente, possa in parte essere immagazzinata. Noi ad esempio sull'alveo del Metauro, che è un fiume fondamentale per l'approvvigionamento idrico della provincia di Pesaro Urbino per l'idropotabile, abbiamo intrapreso con Enel Green Power, che gestisce 3 dighe lungo il fiume Metauro, quindi 3 invasi, la pulizia di questi. Vorrebbe dire poter essere autosufficienti per un mese anche se non ci fosse altro tipo di acqua dal fiume Metauro, cioè rilasciandoli a poco poco da questi invasi.